Cosa può portare il cuore a non battere più e l'urina a non scendere giù? House, mi aspettavo che la tua relazione con la Caddy avrebbe complicato il lavoro a lungo termine, ma ora sono preoccupato che invece possa incidere anche a breve termine. Con tutto il rispetto. Non me la prendo. Io ascolto sempre la Caddy, è il mio capo. E anche il tuo, per inciso. L'ascolti, poi le dici che è un idiota e fai quello che ti pare. Forse posso saltare la parte dell'idiota quando non fa l'idiota. E dato che quel test avrebbe portato allo stesso vicolo cieco, ha fatto bene a impedirlo. Quindi il problema diventa tuo. La cosa si fa interessante. Gli sfigati amano la compagnia e se perfino un misantropo come me ha l'occasione di essere felice, ti sentirai molto solo in quello scarico di rifiuti per sfigati che chiami matrimonio. Cuore, reni, andati. Potrebbe essere la malattia di Fabbri, un eccesso di lipidi nei tessuti. Il padre non ce l'ha. E l'eccesso di proteine? Non si vedrebbe nei genitori. Amiloidosi. Spiega entrambi i sintomi. Trapianto di midollo per curarlo. Il fratello è compatibile. Confermare e fare.